rimbalzo in alto del Parma che supera il Genoa grazie a un gol di Kučka e prenota la prossima Serie A. La salvezza, ormai, è a un passo. Decide un gol di Kučka, su azione di calcio d'angolo, che la squadra di D'Aversa difende con i denti nel finale, dimostrando compattezza e spirito di gruppo. Il Genoa, che giochicchia fino all'area avversaria, è troppo leggero in attacco e quasi mai riesce a impensierire la retroguardia al Milan. Primo tempo, regna sovrana la prudenza, perlomeno nella prima parte di gara. Massima attenzione in fase difensiva, raddoppi di marcatura ben eseguiti, pressing in zona centrale e pochissime opportunità per gli attaccanti. Ci sono 6 punti in campo, Siligardi, Inglese e Gervinho per il Parma, Lazovic, Sanabria e Kwame per il Genoa, ma soltanto uno di loro, Inglese, riesce ad andare alla conclusione, al 38 a posto. E ciò spiega bene l'atteggiamento delle due squadre che non si scoprono mai. Con una tavola così apparecchiata viene da pensare che l'unica soluzione per raggiungere l'equilibrio possa essere la giocata improvvisa o un dribbling che non ti aspetti. Secondo tempo, nella ripresa il Genoa guadagna metri di campo. Si fa più intraprendente, ma commette l'errore di non calciare mai in porta. L'Eraver, al 21esimo, ciabatta fuori su assist aereo di Sanabria e lì si spegne il fuoco del grifone. Anche perché a centrocampo i ragazzi di Prandelli cominciano a boccheggiare il Parma, sempre sormano. Si riorganizza da un calcio d'angolo battuto da Di Marco, al 33esimo, nasce l'azione decisiva. Kučka in zucca, la palla finisce sulla traversa, Arrigoni non riesce a capire, ma sempre Kučka a riprendere il pallone e spedirlo in rete di forza. Gol convalidato dopo gli immancabili 2 minuti di consultazione. A questo punto D'Aversa disegna un volto, 5 difensori, e Prandelli si lancia all'assalto, 4 a 3. Gervinho fallisce il contropiede quando è solo davanti al portiere, 92 apostrofo, e Zukanovic spedisce in cielo la punizione della speranza, 96 apostrofo.